Il derby non è una partita come le altre, non lo sarà mai. Si porta dietro un fascino speciale e vale sempre più dei tre punti che ci sono in palio. Dirigerà l'incontro Enrico Maggio e inizia il 37esimo derby della Mole Primavera. Dell'Aquila, attenzione a che cosa può inventare, preferisce andare da Dembélé. Pallone messo in mezzo, attenzione alla conclusione e al vantaggio del Toro. Ha segnato Caccavo al nono minuto. Porta in vantaggio la formazione granata. Chiude Della Valle, non perfetto per Doratiotto. Subentra Gineitis, attenzione a Gineitis al limite. Il pallone è ancora per Jurgens, che fa 2-0. 21esimo minuto, 2-0 per il Toro. Ripani, tanto allarga per lui. Pallone messo in mezzo, interessante! Ed eccolo qui l'episodio che può cambiare un po' il match. Al 29esimo minuto la Juve accorcia le distanze. Autogol di Inghessan su cross di Jonas Rui. Pallone molto interessante per Jurgens, al limite Jurgens, Jurgens calcia! Un capolavoro di Jurgens alla mezz'ora, fa 3-1 il Toro, gol bellissimo del numero 15 che fa doppietta. Ci siamo ancora noi nella tre quarti del Toro, Nonge, pallone allargato per Turco, lo può mettere giù e può anche pensare di andare in porta, ci prova Turco, Turco va in mezzo, forte! E gol di Yıldız, il 3-2 della Juve, arriva al 23esimo della ripresa, accorcia le distanze, Kenan Yıldız, Toro 3, Juve 2. Attenzione qui al velo però di all'iscio di Dembélé, va via Turco, prova a sfondare su Nghessan, calcio di rigore per la Juve. Calcio di rigore per la Juve. Parte Huijsen, passador da una parte, Huijsen dall'altra. E 3-3 al 32esimo della ripresa. Pallone di Rui che chiama lo schema verso Yıldız. Yıldız la ribalta la Juve. 4-3. 4-3. Mamma mia che partita stiamo vedendo, al 36esimo della ripresa vanno tutti ad abbracciare Yıldız che è entrato e l'ha cambiata, 4-3 Juve. Si gioca ancora, allontana Yıldız, ormai fa il libero passador ma non c'è più tempo, finisce qui. Allo stadio Silvio Piola si impone la Juve di Paolo Montero, 4-3 dopo una partita strepitosa, sotto 3-1. La ribaltata con i cambi. La doppietta di Yıldız diventa decisiva, in più anche il gol di Huijsen su calcio di rigore e in apertura l'autogol di Inghessan.